Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Torno con un video di estrema attualità. Si parla tanto dei pagamenti elettronici e di come l'Italia abbia un tasso particolarmente basso di persone che pagano con strumenti elettronici, che non sono solo le carte di credito presso gli esercenti, ma è anche in modalità NFC con il proprio smartphone. Ebbene, si dice tanto da parte dei negozianti che le commissioni sono alte. Bisogna però sfatare un mito, nel senso che in parte è vero, le commissioni sono alte, ma se ci si affida a determinati circuiti. Questo non è un video sponsorizzato, ma è un video affiliato. Per chi è esperto, sa di che cosa parlo. Vi spiego però che cosa significa affiliazione. L'azienda di cui parlo non mi paga per questo servizio che vi sto facendo vedere, di cui vi informo, ma fruendo io del servizio posso mettervi a disposizione un link che, se utilizzato, potete risparmiare per l'utilizzo di quel servizio e io ne ho anche un piccolo tornaconto. D'accordo? Allora, i pagamenti con carta di credito necessitano di un POS, un apparecchio sul quale inserire, strisciare, appoggiare, se in modalità NFC, la propria carta. E lo forniscono questo apparecchio gli istituti bancari, quindi anche quello dove un imprenditore, un commerciante ha il proprio conto corrente, personale o dell'azienda, d'accordo? Che cosa è necessario? Avere una connessione internet e viene fatto pagare da parte della banca un canone per quel servizio e poi vengono fatte pagare delle commissioni o fisse sul transato o in percentuale sul transato, quindi che so, o 20 centesimi per transazione oppure lo 0,95% per transazione, oltre al costo dell'abbonamento che c'è tra il cliente, l'esercente e la banca. D'accordo? Ma c'è una novità, non è da un giorno, da un mese, da un anno, è da un po' di tempo, ma sta prendendo sempre più piede ed è questo. Si chiama SumUp, io addirittura lo conosco da ancora prima, perché c'erano più aziende, ce ne sono ancora, ma c'era un'azienda che si chiamava PayLevel. Questa PayLevel successivamente è stata acquisita da SumUp. Che cos'è SumUp? SumUp è un servizio che vi consente, a fronte dell'acquisto di questo scatolotto, che è a tutti gli effetti un POS, che potete sincronizzare tramite un'applicazione sia Android che iOS con il vostro smartphone, un'applicazione del vostro smartphone. Pagate solamente questo scatolotto, questo POS, una sola volta, d'accordo? E non avete costi fissi. Il transato vi viene accreditato sul conto corrente che indicate in 2 giorni lavorativi, quindi se viene effettuata una transazione il lunedì, entro il mercoledì o massimo giovedì mattina verrà l'accredito e si paga una commissione fissa per tutte quante le carte, che siano carte di credito, carte di debito, bancomat, dell'1,95% e accetta tutte le carte. Quindi sfatiamo anche un mito che vuole che determinate carte abbiano una commissione più alta e altre una commissione più bassa. Nel circuito di cui vi ho parlato, quello bancario, è così. Qua invece c'è una commissione per tutte quante le carte, ma attenzione, non avete il costo dell'abbonamento mensile, pagate la commissione solamente esclusivamente se viene fatta una transazione. Se in un mese, 2 mesi, 3 mesi non avete transazioni, non avete sostenuto nessun costo ed è
questo apparecchio a un prezzo promozionale. Normalmente viene venduto a 69 euro, se lo acquistate sul sito di Samapp lo pagate 19 euro, vi arriva fino a casa. Ma vi dirò di più, se utilizzate il link in descrizione per acquistare questo POS, quindi utilizzando il link di affiliazione, avrete un ulteriore sconto. Al momento in cui vi parlo, questo link di affiliazione permette di acquistarlo a 15 euro invece che 19 euro. Poi potrebbero cambiare le condizioni, nei mesi, nelle settimane a seguire. Questo non lo so, sono promozioni che applica Samapp. D'accordo? È pratico, molto semplice, si ricarica, ha una batteria integrata che si ricarica tramite USB, viene fornito un cavo, viene fornita anche una vetrofania che potete applicare al vetro dell'ingresso del negozio in cui informate i vostri clienti che accettate carte di credito, carte di debito, dalla Visa, Mastercard, American Express, i Bancomat, Poste Pay, insomma. Accetta di tutto e di più. Vogliamo fare una rapida riflessione? È vero, ha una commissione più alta rispetto al circuito tradizionale, come ho detto, tradizionale nel senso tradizionale delle banche, quindi del servizio dato con la banca, ma la banca poi vi fa pagare un abbonamento. Quindi se voi fate tante transazioni, può anche valere la pena fare qualcosa con la banca. Ma se fate poche transazioni, se siete una piccola attività commerciale, se siete anche un professionista che per legge si deve dotare di questo apparecchietto, perché bisogna dotarsi di apparecchi che accettino pagamenti elettronici, lo dice la legge in vigore, dall'anno prossimo ci saranno anche le sanzioni in merito per chi non si dota di questo apparecchietto, ovvero non proprio questo specifico, ma di un POS. Facciamo un conto molto rapido. Mi viene in mente il piccolo negozio, anche quello che fa le consegne a domicilio, la pizzeria, il negozio di alimentari. Ci possono essere tanti e tanti esempi, anche il bar, d'accordo? Facciamo un esempio proprio bassissimo. È vero che pagare il caffè con la carta in Italia, perché all'estero lo si fa normalmente, andate in Germania, andate in Francia, andate in Spagna, andate addirittura anche in Brasile, negli Stati Uniti è normalissimo, addirittura in Brasile in mezzo alla strada ci sono quelli che vendono il cashew cash, l'hot dog, lo chiamano così, cashew cash, che vi fanno pagare proprio con lui, con Samap, perché è presente anche in Brasile. Però prendiamo l'esempio del caffè, mediamente ci attestiamo sui 90 centesimi per una tazzina di caffè, c'è chi lo vende a 80, c'è chi lo vende da 1 euro, dipende da dove ci troviamo. Facciamo proprio l'esempio più costoso: una tazzina di caffè, 1 euro, d'accordo? È veramente caro, al banco, quindi neanche seduti. 1 euro, la commissione su 1 euro di una tazzina di caffè è 2 centesimi, anzi pure qualche cosina di meno, perché la tassa sulla transazione è l'1,95%, quindi meno di 2 centesimi, ma arrotondiamo, d'accordo? 2 centesimi. Ora io conosco l'universo dei negozianti, d'accordo? E so per certo che il margine di guadagno di un barista per un caffè, per uno che ha un bar, non è di 2 centesimi. D'accordo? Quindi 2 centesimi su un transato di 1 euro, vuol dire che cosa sono? E quindi a conti fatti, per un transato di 10 euro siamo intorno ai quanto? 20-25 centesimi? Allora, non cerchiamo di trovare gli alibi. Questo per quale motivo? Molti si lamentano delle commissioni alte, non accetto pagamento, no, ma non hai, alcune volte alcune carte vengono privilegiate a confronto di altre, perché appunto no, questa carta ha commissioni alte. Questa ha una commissione uguale per tutti quanti, ma molti esercenti
vi spingono al pagamento contanti. Per quale motivo? Perché col pagamento contanti è un pagamento non tracciato, col pagamento elettronico è un pagamento tracciato. Quindi un pagamento contanti può alimentare l'evasione fiscale. Un pagamento elettronico, i pagamenti, il flusso di denaro è tracciato e quindi si riduce quella che è l'evasione fiscale. Ne sanno qualche cosa in Germania, dove addirittura c'è anche in Italia, ma già da anni le pubbliche amministrazioni si sono dotate di apparecchi del genere per far pagare certificati, prestazioni e altro. Lo stanno facendo anche alcuni ospedali, uffici pubblici e altro, ma è veramente a macchia di leopardo, d'accordo? Vi invito, se siete titolari di partita IVA, a testare questo servizio, anche perché quanto vi può costare? Se fate l'ordine tramite il link in affiliazione che vi lascio in descrizione, lo pagate 15 euro, poi non avete un abbonamento mensile da dover sostenere. Provate il servizio, vedete come vi trovate e se vi trovate bene, a conti fatti, se avete già un altro servizio di pagamenti elettronici, potete decidere se prenderlo e abbandonarlo nel cassetto oppure disdire il contratto con il vostro istituto bancario e sostituire il servizio di pagamenti elettronici con SumUp. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, la campanella, così non vi perdete neanche un video di quelli che pubblico. Condividere questo video se lo reputate interessante, mettere un bel pollicione verso l'alto e noi ci vediamo al prossimo video. Si è fatta sera, eh? Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!